Alleluia, che il Signore vi benedica ancora, cari fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Voglio continuare con la seconda parte di questo video testimoniando riguardo all'evangelizzazione, perché è un piacere, una gioia, un privilegio che Dio ci offre di poter servire il Re dei Re, di poter testimoniare della sua gloria, della sua grandezza. Ed è questo quello che voglio continuare a fare in questo video. Come vi dicevo, questa mattina, 7 di novembre del 2013, il Signore ci ha grandemente benedetti e fortificati tramite quello che ha fatto questa mattina. Ci ha dato la gioia di andare a predicare Cristo, ad annunciare Cristo, ad evangelizzare nella città di Rapallo, e abbiamo veramente visto la mano, la potenza del Signore. Alleluia. Vi racconto che quando siamo arrivati in quella cittadina c'era il mercato, e mentre camminavamo per cercare il posto dove predicare, o meglio cercare i posti dove predicare, perché ci siamo messi in differenti luoghi con dei cartelli dove abbiamo fatto stampare la parola di Dio, come avrete visto in qualche foto. Ero insieme, gloria a Dio, al fratello Luis. Come vi ha raccontato, da un mese il Signore lo ha liberato dalla perdizione. Lui viveva per le strade praticamente, senza una dimora fissa. È da un mese che il Signore lo ha riscattato, alleluia, ed è da un mese che lui sta venendo insieme a noi per le strade a testimoniare e a glorificare Cristo. È venuto con noi anche a Roma, alleluia. Molti convertiti da tanti anni non c'erano, ma c'era il fratello Luis che da poche settimane era convertito. Alleluia. A Dio sia la gloria. E questa mattina mentre cercavamo, alleluia, i luoghi per evangelizzare, mentre camminavamo, ho visto che c'era un gruppo, come vi ho raccontato nella prima parte, un gruppo di questi cosiddetti testimoni di Geova, con le loro bancherelle, le loro pubblicazioni, eccetera eccetera. E dentro di me ho pensato: va bene, allora andiamo più avanti, andiamo più là, così non creiamo, diciamo, contese o disordini. Allora sono andato più avanti a predicare insieme al fratello. Ci siamo posti, ci siamo messi così in qualche zona particolare a diffondere la parola di Dio. Poi, mentre predicavamo la santa parola del Signore, è venuto un caro fratello che Dio ha mandato ad aiutarci, il fratello Carmine, che è un carissimo fratello napoletano che vende formaggi, vende mozzarelle nel mercato. Eppure lui, fratelli, questo ve lo dico per lasciarvi una testimonianza, un esempio, lui ha lasciato la sua bancherella, il suo lavoro, ed è venuto insieme a noi a predicare il Vangelo. Lui ha detto: fratello, gloria a Dio, Stefano, andiamo più là. Io vengo con voi, questa mattina voglio venire con noi. E lui ha lasciato la sua bancherella dei formaggi a qualcun altro, qualche suo collaboratore, ed è venuto con noi. Alleluia. Ha preso un cartello della parola di Dio, dove abbiamo messo quei versetti potenti, ed è venuto con noi a predicare il Vangelo. Sapete cosa mi ha detto lui? Fratello Stefano, dobbiamo andare là dove ci sono i testimoni di Geova. E io fra me e me ho pensato: ma Signore, tu sai che io non mi sono voluto fermare lì, tu sai perché? Fratelli, tra parentesi, vi voglio dire che tante volte Dio mi ha fatto parlare con queste persone per annunciare loro il vero Vangelo di Cristo, cioè per grazia di Dio io non ho potuto parlare con loro, anzi, tante volte Dio mi ha guidato a parlare con loro e loro sono dovuti stare zitti davanti alla verità di Cristo, non hanno potuto contraddirla. Però oggi io pensavo fra me e me: è meglio andare più avanti, non ci dobbiamo mettere qui, andiamo più avanti. Allora siamo andati avanti
Gloria a Dio. E poi, mentre predicavamo, Dio ha mandato questo fratello Carmine che ci ha in un certo modo incoraggiato. Dio l'ha guidato per farci tornare indietro e andare a evangelizzare proprio lì dove c'erano questi falsi testimoni. Gloria a Dio, queste persone che sono nell'errore, nell'inganno. E siamo andati proprio lì, in quella piazza dove erano loro. E il fratello Carmine mi diceva: noi dobbiamo predicare anche davanti a loro, dobbiamo annunciare Cristo anche a loro. Andiamo là, fratelli, come faceva Giovanni Battista, che dichiarava la verità in faccia a chiunque, le persone. Gloria a Dio. E dentro di me lo Spirito Santo mi ha fatto in quel momento pensare una cosa molto importante. Quando il profeta Elia, alleluia, il profeta di Elia, servo del Signore, sfidò i profeti di Baal, allora lo Spirito Santo mi ha detto: vai in quel luogo a predicare. Gloria a Dio. Senza aspettarmi cosa il Signore avrebbe fatto, fratelli, una grande opera. E siamo andati proprio in quella piazza e Dio mi faceva ricordare questa parola che voglio condividere con voi. Nel primo libro dei Re, capitolo 18, verso 20, è scritto nella santa parola di Dio, prima Re 18, alleluia, versetto 20 dice: gloria al Signore, sia lodato il nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Dice: così Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò i profeti sul monte Carmel. Il re Acab, che era un re sviato, un re corrotto, che aveva dato luogo all'idolatria, al paganesimo, influenzato dalla sua moglie malvagia, alleluia, il re Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e tutti i profeti falsi di Baal e di Astaroth, li fece radunare sul monte Carmelo. Allora dice nel verso 21, prima Re 18:21, allora Elia, alleluia, profeta di Dio, fratelli, Elia era un vero profeta di Dio, gloria al Signore, unto dal Signore. Elia si avvicinò a tutto il popolo, e qui Dio mi faceva ricordare, fratelli, Elia non è fuggito, Elia non si è spaventato, Elia non ha avuto timore, ma Elia è andato lì, si è avvicinato lì dove c'era il popolo e dove c'erano i profeti di Baal, i falsi profeti. Elia andò lì per esortarli, per annunciare loro la parola del Dio vivente, per portarli al ravvedimento. Elia andò lì a sfidare i falsi profeti e a svergognare la menzogna e a svergognare Satana. Ed è questo che Dio mi diceva stamattina: vai, andate lì, predicate lì, alleluia, annunciate la verità lì, non fuggire, vai lì, gloria a Dio. E Dio ha utilizzato questo caro fratello Carmine, che ci ha incoraggiati, ed è venuto con noi, fratelli, ripeto, lui ha lasciato la sua bancherella delle mozzarelle. Gesù disse: lascia le tue reti e seguimi. Questo fratello Carmine, che Dio lo benedica, lui lavora nei mercati, nelle fiere, lui lavora vendendo formaggi, mozzarelle napoletane, e lui mi ha detto: fratelli, dovete venire sabato anche a Sestri Levante, perché anche lì c'è il mercato, venite sabato e io verrò con voi a predicare. Oh, gloria a Dio, lascia le tue reti, fratello, lascia le tue carnalità, i tuoi interessi, non farti trascinare dal materialismo, non trovare scuse per non servire Dio, non trovare scuse, non è più tempo di trovare scuse, è tempo di mettere la nostra vita a disposizione per il regno di Dio. Amen. Come ho detto nella prima parte, Dio non può riempire persone
che non sono disposto a servirlo. Dio non può, alleluia, riempire lo Spirito Santo uomini pigri, uomini che non vogliono lavorare per lui, uomini che non vogliono fare nulla, uomini che non si consacrano, che non si dedicano, che non si dispongono. Dio non li può riempire di Spirito Santo. Oh, alleluia. Dio può riempire di Spirito Santo coloro che dicono: eccomi, manda me, Signore. Dio può riempire di Spirito Santo quelle persone umili che si arrendono, che si umiliano, che si sottomettono, alleluia, al suo volere. Sei tu disposto a sottometterti a Cristo e a dire le parole che ha detto un Saulo di Tarso appena convertito? Gloria a Dio. Fratelli, guardate, Saulo di Tarso, appena convertito, gloria a Dio, appena convertito, raggiunto dalla luce e dalla voce di Cristo sulla via che andava a Damasco, Saulo di Tarso, che era un uomo violento, ribelle, un nemico della croce, appena convertito, lui disse: Signore, cosa vuoi che io faccia? Signore, cosa vuoi che io faccia? Signore, cosa vuoi che io faccia? Hai mai detto questo a Cristo? Tu che sei convertito da 10 anni, da 5 anni, tu che frequenti la chiesa evangelica, tu che dici di essere un evangelico, un cristiano, un nato di nuovo, hai mai detto al Signore: Signore, cosa vuoi che io faccia? Fratelli, è tempo di dire questo al Signore. Questa deve essere la nostra preghiera degli ultimi tempi. Signore, guidami. Signore, dammi forza di ubbidirti, dammi forza di servirti. Cosa vuoi che io faccia? Riempimi di Spirito Santo. Eccomi, eccomi, eccomi. Sono pronto, sono qui, arreso al tuo servizio. Signore Gesù, riempi questo vaso. Signore Gesù, santifica questo vaso. Manda, Signore, quel carbone ardente sulle mie labbra. Quando il carbone ardente toccò le labbra del profeta Isaia e fu purificato, il profeta disse: Signore, eccomi, manda me. Alleluia. Fratelli, noi dobbiamo chiedere a Cristo di lavarci, alleluia, di purificarci. Noi dobbiamo chiedere al Signore di purificarci col fuoco dello Spirito Santo. Tu hai bisogno di questo. Non hai bisogno di dire soltanto questa frase che molti dicono: io sono evangelico, io vado in chiesa, io credo. Non basta dire io credo. Questa mattina, mentre predicavamo, Dio ha messo sulle mie labbra questa parola. L'ho predicato all'aria aperta, ma lo voglio dire anche a voi questa sera. Il Signore chiede da noi ubbidienza e fedeltà. Il Signore chiede da noi ubbidienza e fedeltà. Non basta dire io credo. Non basta dire con la bocca io credo. Tutti dicono questo. Anche i mafiosi dicono io credo. Anche gli spacciatori, le prostitute. Non basta dire io credo. Dobbiamo vivere nell'ubbidienza, nella fedeltà nei riguardi di Cristo. Sii fedele fino alla morte, dice il Signore. Io non voglio sacrifici, io voglio ubbidienza, dice il Signore. In questi ultimi tempi, amati nel Signore, il Signore Gesù Cristo, il Dio vivente, Adonai, il Dio della gloria, gloria a Gesù, chiede da noi, esige da noi ubbidienza e fedeltà. Smettiamola di fare le solite preghiere: Signore, Signore dammi, Signore fai questo, Signore fai quest'altro, Signore ho bisogno, Signore opera, Signore fai questo. Fratelli, Dio non è un nostro impiegato, siamo noi suoi servi. Noi dobbiamo imparare a pregare
come pregò Saulo di Tarso, appena convertito. Appena convertito, fratelli. Alleluia. Disse: Signore, cosa vuoi che io faccia? Come disse Samuele, che era ancora un giovane. Disse: sì, Signore, parla, perché il tuo servo ascolta. Alleluia. Come disse Isaia dopo la purificazione: eccomi, Signore, manda me. Ancora oggi la voce dell'Eterno, dell'Onnipotente, dello Spirito Santo dice: chi andrà e chi manderò per noi? Chi andrà e chi manderò per noi? Alleluia. Il profeta disse, dopo aver visto il Signore sopra un trono alto ed elevato, dopo essere stato purificato e toccato dal fuoco di Dio, il profeta disse: eccomi, Signore, manda me. Perché oggi non dicono questo molti? Perché molti cristiani oggi non hanno questa disponibilità? Perché non sono stati toccati ancora dal fuoco di Dio. Perché il fuoco di Dio non ha ancora toccato le loro labbra. Perché il fuoco di Dio non ha ancora purificato il loro cuore. Molti cristiani evangelici, alleluia, non possono dire: Signore, manda me, perché non hanno ancora ricevuto il tocco del fuoco di Dio, perché non sono ancora stati purificati, non sono ancora stati liberati dalla mondanità, dalla carnalità, dalla vanità. Il profeta, quando vide la gloria di Cristo, del Re, sopra un trono alto ed elevato, e vide che il suo manto riempiva il tempio, il profeta nel libro di Isaia capitolo 6 verso 1 in avanti disse: guai a me, io sono un uomo dalle labbra impure, sono un uomo peccatore, sono un uomo impuro. E lui era già un profeta, fratelli, lui era già stato chiamato, era un profeta. Ma il fuoco di Dio non aveva ancora toccato la sua vita. A cosa serve dire: io sono evangelico, io sono cristiano, io sono credente, io sono un pastore, sono un diacono, io sono un ministro, se ancora il fuoco di Dio non ti ha toccato, se tu non hai ancora avuto un incontro col fuoco di Dio, sei ancora nella carne. Se tu non hai ancora avuto, alleluia, la purificazione del fuoco dello Spirito Santo, sei ancora nella carne, nella tua carnalità, non puoi ubbidire a Dio, non puoi metterti al servizio di Cristo, non puoi dire: Signore, eccomi, manda me. Abbiamo bisogno che il fuoco di Dio tocchi il nostro cuore, pervada il nostro cuore, la nostra mente, i nostri occhi. Abbiamo bisogno che il fuoco di Dio tocchi le nostre labbra, che cambi le nostre vite. Abbiamo bisogno che il fuoco di Dio pervada, impregni le nostre vite. Chiede al Signore: Padre, riempimi del tuo fuoco. Padre, io voglio mettere la mia vita al tuo servizio, ma purificami. Ma riempimi, toccami, trasformami, Signore, col fuoco del tuo spirito, col fuoco del tuo altare, col fuoco verace, col fuoco santo, non con un fuoco artificiale, fratelli. Oggi in molti ambienti cristiani o evangelici c'è un fuoco artificiale, c'è un fuoco fatto dall'emozione umana, un fuoco, scusate la parola, di paglia, un fuoco profano, un fuoco mondano, non è il fuoco di Dio. Alleluia, hai bisogno del fuoco di Dio, gloria a Dio, quel fuoco che toccò le labbra del profeta Isaia, quel fuoco che trasformò il cuore di Saulo di Tarso, quel fuoco che scese dal cielo quando il profeta Elia pregò sul monte Carmelo, quando il profeta Elia, vero servo del Signore, sfidò i falsi profeti di Baal. Alleluia, il fuoco scese. Elia disse, alleluia, ascoltate, Elia disse,
il Dio che risponderà col fuoco. Egli è il vero Dio. Elia andò nella potenza dello Spirito di Dio e sfidò i profeti di Baal. Fratelli, noi non possiamo tacere davanti alla menzogna, noi non possiamo tacere davanti al peccato, all'ingiustizia, all'immoralità. Noi non dobbiamo tacere, Chiesa del Signore, non tacere davanti all'idolatria, davanti alla menzogna, davanti al paganesimo, davanti al satanismo. Noi dobbiamo armarci con la potenza di Dio, con l'armatura di Dio, dobbiamo armarci col fuoco di Dio e andare a sfidare la menzogna, ad abbattere gli altari di Baal, abbattere gli altari di Satana, abbattere gli spiriti maligni e proclamare Cristo vivente, vittorioso, il Vangelo, la potenza di Dio, proclamare la verità, proclamare il messaggio della croce, il sangue di Cristo, la potenza di Gesù Cristo. Oh, alleluia, noi dobbiamo armarci, alleluia, di quel fuoco, fratelli. Gloria a Dio. Risvegliati, Chiesa, e ricevi il fuoco dello Spirito Santo, perché il fuoco di Dio, dello Spirito Santo, non è un'emozione della domenica, non è una sensazione che tu senti ogni tanto nei culti. Il fuoco di Dio è, gloria a Dio, la presenza di Gesù Cristo che deve bruciare nei nostri cuori. Il fuoco di Dio è il Signore Gesù Cristo. Lo Spirito Santo è il Signore. Alleluia. E dov'è lo Spirito del Signore? Lì vi è libertà. C'è libertà nella tua vita? Sei libero per servire il Signore? Sei libero per lasciare le tue reti? Sei libero dal vecchio uomo? Sei libero dalle paure, dalle timidezze? Fratello, sorella, io vi voglio esortare, pastore che ascolti, se tu sei un pastore e ti vergogni di evangelizzare, tu devi essere liberato. Tu non sei libero. Ascolta, evangelico, se tu dici di essere cristiano ma ti vergogni ancora di evangelizzare, tu devi essere liberato. Hai bisogno di liberazione. Hai bisogno di trasformazione. Hai bisogno che il fuoco di Dio tocchi la tua vita. Se tu hai timidezza, se tu hai paura, hai vergogna di uscire in una piazza, di dare dei trattati, dei foglietti della parola di Gesù, di dire alle persone Gesù è l'unica salvezza, se tu hai paura di predicare Cristo nelle strade, di evangelizzare, di testimoniare a chiunque sia che ti trovi davanti, se tu hai vergogna o timidezza o paura, non sei libero. Perché dove c'è lo Spirito Santo c'è libertà. E il Signore, alleluia, ha detto e dice ancora oggi, Atti capitolo 1 verso 8, riceverete potenza quando lo Spirito del Signore verrà su di voi e vi sarete testimoni in Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Sei tu un testimone di Cristo o hai paura di parlare? Fratello, sorella cara, io ti devo dire questa verità nel nome di Gesù. Se tu ancora hai dei blocchi, non riesci a testimoniare, a evangelizzare, non hai questo desiderio, non hai questa libertà, se hai paura, timidezza o addirittura vergogna, fratelli, è una cosa terribile vergognarsi di Cristo. Questa mattina, mentre andavamo ad evangelizzare col fratello Luis, eravamo nel pullman, fratelli, nell'autobus, e vi voglio dire, Satana, che Dio lo sgridi, è così astuto che vuole mettere vergogna dentro di noi affinché non facciamo vedere i cartelli. Abbiamo fatto dei cartelli così grossi, così, dove abbiamo stampato dei versi della parola di Dio, e il diavolo nella mente, ascolta, Satana nella nostra mente ci mette i suoi dardi infuocati, infiammati, e dice col suo sussurro malefico,
non far vedere i cartelli, sei dentro l'autobus. Ma cosa diranno? Ma vergognati. Fratelli, noi non possiamo vergognarci di Cristo. Sono i peccatori che devono vergognarsi. Sono i ladri, gli adulteri, gli omosessuali che devono vergognarsi. Chi mente, chi ruba, chi vive nell'immoralità, loro si devono vergognare, ma non noi, che stiamo facendo il volere di Cristo. A Lui sia la gloria. Non mi devo vergognare io che predico il Vangelo. Sono loro che si devono vergognare, gli spacciatori, le prostitute. Fratelli, noi li amiamo quelle persone. Noi dobbiamo pregare per loro che Dio le salvi. Ma sono quelli che fanno il male che si devono vergognare. Non siamo noi. Noi dobbiamo sentirci privilegiati, onorati, grandemente benedetti di poter portare il nome di Cristo e la sua santa parola. Mentre eravamo nell'autobus, io ho messo ben in vista i cartelli della parola di Dio, e le persone le leggevano, le vecchiette, i giovani, ogni uomo, ogni donna leggeva quella parola, fratelli, che è potenza di Dio, non tornerà indietro a vuoto, farà riflettere i loro cuori. Gloria a Dio. E parlavamo di queste cose col fratello Luis, che noi non ci possiamo vergognare. E lui è convertito da un mese e sta uscendo insieme a noi, insieme a mia moglie, insieme a me, insieme ad altri fratelli e sorelle, a predicare Cristo per le strade. E andremo dove Dio vorrà nel nome di Gesù Cristo. Perché questo Vangelo sarà predicato in tutte le nazioni per testimoniare a tutte le genti dell'unica verità che è Cristo Gesù. Dopodiché verrà la fine. Perciò, caro fratello e sorella, metti la tua vita a disposizione del tuo Signore, del tuo Maestro. Lascia le tue reti e seguilo, 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 come ha fatto Elia, che nei tempi dell'apostasia, dell'idolatria, della ribellione, del paganesimo, nei tempi in cui Israele era pervertito e deviato, Elia si alzò come una voce che gridava contro le menzogne, contro l'immoralità, l'idolatria. Ed Elia sfidò la menzogna, sfidò i falsi profeti e svergognò Satana con la sua fede e la sua testimonianza, con la parola dell'Eterno, nel nome del Dio Onnipotente e per la potenza dello Spirito Santo. Prima Re 18. Per finire ancora questa seconda parte, credo che ce ne sarà un'altra, nel nome di Gesù. Prima Re capitolo 18, alleluia, verso 22, verso 21. Allora Elia si avvicinò, Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando tentennerete fra due opinioni? Fino a quando tentennerete fra due opinioni? Se l'Eterno è Dio, seguitelo, ma se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non rispose una parola, ed è quello che abbiamo visto oggi. Mentre Dio ci guidava a predicare la verità, il vero Vangelo, il messaggio della croce, del sangue di Cristo, che solo Cristo salva, che solo Cristo è la verità, che solo Cristo è, alleluia, il Signore. Mentre predicavamo questo in piazza, davanti a tutti, c'erano islamici, cattolici, increduli, pagani, c'erano questi cosiddetti testimoni di Geova, nessuno ha potuto dire niente. E noi abbiamo detto: fino a quando sarete increduli? Elia disse: fino a quando tentennerete fra due opinioni? Fino a quando seguirete gli idoli di questa terra? Fino a quando seguirete il materialismo? Fino a quando seguirete il peccato? È tempo di seguire Cristo. E poi Dio mi ha fatto girare nel nome di Gesù e ho detto a quegli uomini della torre di guardia: fino a quando
crederete alla menzogna? Fino a quando insegnerete false dottrine? Fino a quando contorcerete le scritture? Ravvedetevi e convertitevi e credete nel Signore Gesù Cristo. E Dio mi dava delle parole forti, potenti, con franchezza, per annunciare che Cristo è il Signore, che Cristo è il vero Dio, che Cristo è Emanuele, Dio con noi. Non come dicono le false religioni, che Gesù Cristo era soltanto un profeta, come dice l'Islam, o come dice il cattolicesimo, che loro possono credere in Gesù, ma possono credere anche nella Madonna. Possono credere nei loro santi, nei loro idoli. Mettono i loro idoli allo stesso livello di Cristo. Il Cristo del Vaticano non è il vero Gesù della Bibbia. Questo abbiamo predicato. Abbiamo predicato che non bisogna credere nelle religioni, che bisogna credere in Cristo. E abbiamo detto apertamente, il Gesù del Corano non è il vero Gesù. Il Gesù del Vaticano non è il vero Gesù. Alleluia. Il Gesù della torre di guardia dei testimoni di Geova non è il vero Gesù. Voi dovete attenervi alle sacre scritture. E Dio ci guidava a dichiarare la verità di Gesù Cristo, a innalzare la deità di Gesù Cristo, a innalzare l'opera redentrice di Gesù Cristo sulla croce del Calvario, a esortare gli uomini al ravvedimento, a riconciliarsi con Dio, abbandonare le menzogne. E abbiamo smascherato, abbattuto, demolito le menzogne delle false religioni. E in quel momento abbiamo smascherato con la parola di Dio vivente ed efficace le menzogne della torre di guardia. E loro erano zitti, immobili, come qui quando Elia chiamò il popolo e disse: fino a quando tentennerete fra due opinioni? Il popolo non rispose una parola. Alleluia. E poi il profeta Elia, guidato dal nostro Signore, sfidò i falsi profeti di Baal. Ed è questo che questa mattina, per la gloria del Signore, è successo anche in mezzo a noi. Dio in un momento ci ha guidato a predicare con franchezza e a dire le verità bibliche della Sacra Scrittura del nostro Signore Gesù Cristo, del Vangelo della verità del nostro Signore. E all'improvviso Dio mi ha fatto girare verso queste persone della torre di guardia dei testimoni di Geova e ho detto loro: se potete, ditemi che non è vero quello che sto leggendo. Non potete contraddire. Questa è la verità della Bibbia. Questa è la verità del Vangelo. Se potete, contraddite questa parola. Io sono qui con la Bibbia in mano a dichiarare, col Vangelo nelle mani e nel cuore, a dichiarare la verità dell'unico Signore e Salvatore del mondo, che è Gesù Cristo. E tutti erano zitti, fratelli, e ascoltavano la parola del Signore. A Dio sia la gloria, la lode in eterno. Amen e amen. Che il Signore vi continui a benedire. Alleluia, Signore. Alleluia.